Frequentemente di consultare degli strumenti che gli permettano di avere delle informazioni aggiornate e up to date senz'altro è uno delle fonti più utili e perché contiene già delle informazioni in qualche modo già elaborate, non c'è necessità di dover ricercare i singoli lavori, le singole pubblicazioni per arrivare a formarsi un'idea. E il livello scientifico in genere che è fornito da UpToDate è un livello scientifico molto alto, per cui è sicuramente uno strumento utile che può andare incontro a questa esigenza di informazione. Assolutamente sì, diciamo che la facilità della consultazione di linee guida o di testi di riferimento o anche semplicemente PDTA a cui ha aderito l'azienda sanitaria costituisce un momento fondamentale nel momento del decision making, cioè quando il medico è al capezzale del paziente o in ambulatorio del paziente deve avere gli strumenti per poter decidere. Spesso diciamo le informazioni sono tante, il problema è averle disponibili nel momento in cui servono. Questo sicuramente è un problema importante. Anni fa vi fu un interessantissimo studio fatto dalla Cochrane Library che parlò infatti delle coffee line, perché si accorse che i chirurghi in particolare le decisioni più complesse le prendono a metà mattinata nella caffetteria del reparto, consultandosi con i colleghi, e da lì scaturì il progetto di rendere disponibile all'interno delle caffetterie degli ospedali la possibilità di consultare linee guida, testi scientifici e altre cose del genere. Diciamo che intanto che si facciano delle linee guida è una buona idea, nel modo che le famiglie professionali si raccolgono e prendano decisioni condivise. La medicina oggi non può essere più un'arte che ognuno si inventa quando vuole, dobbiamo assicurare uno standard of care, in particolare all'interno delle strutture pubbliche. Questo standard deve essere votato ad eccellenza, quindi piano piano bisogna andare a limare e a costruire linee guida. È chiaro che una linea guida non potrà mai contenere e valutare tutte le variabilità che la natura e la malattia ci mette di fronte, quindi devono essere valutate con intelligenza e con elasticità, perché poi il clinico è solo a decidere e quindi deve essere anche mantenuta un'autonomia decisionale che è parte del grande vantaggio della nostra professione. Se ci vediamo l'intuito e la decisione, è chiaro che non deve essere libero arbitrio, la decisione che esce dalla linea guida deve essere motivata e non fatta perché uno ignora la linea guida, ma perché ritiene che in quel caso sia da sottolineare. E questo è un argomento un po' controverso, perché da un lato in linea generale è giusto avere un riferimento, cioè comportarsi secondo quanto ci consigliano le evidenze presenti, cioè le prove di efficacia di un farmaco o di un certo tipo di terapia che sono, in cui le linee guida ci aiutano perché ci danno un percorso per quella patologia. Questo pone anche però dei problemi, perché fondamentalmente direi due grossi problemi. Un problema è che le linee guida sono in genere fatte per ogni singola malattia, invece noi abbiamo un paziente che non ha una malattia ma ne ha spesso associate 2, 3, 4, 5. Per cui non possiamo seguire 5 linee guida senza integrarle fra loro, e questo è un problema perché paziente complesso dobbiamo anche bilanciare, perché magari un farmaco consigliato in una linea guida per una malattia può essere magari controindicato o ci può dare dei problemi per un'altra malattia, per cui si tratta di integrare le linee guida e individualizzare, come si dice ora, fare una terapia su misura per il singolo paziente.
direi proprio di sì, perché up to date in qualche modo ci dà delle informazioni, diciamo, per usare un termine forse non bello, però dà delle informazioni già digerite clinicamente, cioè non sono solo numeri che provengono da studi che qualche volta sono di difficile applicazione. Invece up to date è fatto da un gruppo di persone qualificate che si occupano dell'argomento e, diciamo, ci dà già una sintesi di tutti i lavori più recenti, delle evidenze più recenti, sintesi che siano applicabili nel singolo paziente. Assolutamente sì, va capito quanto pesa nell'economia dell'assistenza, cioè va tracciato il percorso clinico assistenziale, costruiti gli spazi fisici, elettronici e culturali per cui nel momento della decisione vi sia la possibilità di consultare. Quindi lo strumento deve essere veloce, deve essere in grado di intercettare il bisogno e quindi deve essere facile per il clinico sottoporre la domanda nella maniera corretta perché gli venga restituita l'informazione di cui ha bisogno e deve essere disponibile ovunque. Quindi sicuramente oggi migrare su un sistema elettronico è fondamentale.